il commissario Bordelli. In questo romanzo del fiorentino Marco Vichi, ognuno può vederci un po' di intuizione alla Holmes, o di buona orietà alla Maigret, o il sorriso amaro ed inconsolabile di un Marlon Nostrano, ma anche la forza dirompente delle immagini dell'Istituto Luce e la malinconia di chi, ancora immerso nei ricordi della guerra, ha visto crescere una nuova generazione di giovani cappelloni. Tutto questo attraverso un perfetto uso dei registri dei dialoghi e delle descrizioni di una Firenze anni 60 appiccicosa d'affa. Il commissario Franco Bordelli, con la sua sanguigna umanità tutta italiana, è un poliziotto vecchio stile. 53enne, celibe, ex combattente del battaglione San Marco ed ex partigiano, con alcune relazioni sentimentali fallite alle spalle. Bordelli è tutto dedito al suo lavoro senza orari, una vita disordinata, fatta anche di tanta solitudine, perché la sua donna ideale non l'ha mai incontrata. Ed è proprio la solitudine che egli cerca di esorcizzare. È uno che piace alle donne, ai reietti, ai criminali onesti, forse per via dell'ironia sorniona e del suo modo diretto e genuino di affrontare ogni indagine. Uscendo di là, Bordelli si scontrò con una muraglia di calore. Erano le 2:30. Sopra l'asfalto tremolava l'aria incandescente. Un grande gatto giallo dormiva a bocca aperta sulla sella di una lambretta, anche lui disfatto dal caldo. Prima di salire sul maggiolino, il commissario aprì tutti i vetri. La plastica dei sedili era molle e diffondeva con violenza un odore dolciastro. Sul viale passò una moto beccane imballata, guidata da un tipo in mutande che cantava. Bordelli lo invidiò con tutto il cuore. Poi si fece coraggio e si infilò nel maggiolino. I deflettori aperti al massimo gli mandavano il vento addosso, ma la differenza era poca. Il volante scottava e doveva tenerlo con un dito. Il vino bianco si comportò come sempre, lo mandi giù come acqua, poi all'improvviso le orecchie si mettono a ronzare. Non era possibile andare a trovare Totò senza pericolo per la salute, ma era bello sedersi là a mangiare e chiacchierare, vedere all'opera il cuoco più unto del mondo. Ritrovare ogni volta quel 1,50 m di gioia paesana. Bordelli lo avrebbe senz'altro incluso nell'ipotetica e impossibile famiglia che a volte si immaginava di formare in vecchiaia. Una cascina in mezzo ai vigneti, 6 o 7 amici fidati, passeggiate, cene che non finivano mai e una valanga di ricordi. Storie passate da ascoltare e raccontare d'inverno davanti al camino, oppure d'estate sotto il pergolato con i grilli che ti bucano le orecchie. E ogni tanto, perché no, una partita a bocce dietro l'orto. Dio ti vede, quasi centenario, avrebbe curato gli animali feriti, il Botta e Totò fissi in cucina, lo psicanalista Fabiani per i momenti di depressione e Rosa per colorare la clausura con la sua ingenuità immacolata. Ci avrebbe visto bene anche quel visionario di Dante, che avrebbe incantato tutti con i suoi congegni per tagliare la mozzarella o sbucciare le banane.